Ragazzi, buon modo e bentornati in quello che potrebbe essere il finale di Pompi Proletà in capitolo 3. Dico potrebbe essere il finale perché magari ci sono altri due episodi che escono fuori, no? Però non lo so, mi dà l'idea che ci stiamo avvicinando lentamente al finale. Per quanto riguarda la mia impressione su questo Pompi Proletà in capitolo 3, come vi dicevo nello scorso episodio, l'inizio mi è piaciuto molto, la parte intermedia secondo me si è perso un pochettino, la parte dell'orfanotrofio, sai no, senza Catrap che magari fa qualche scherzetto, è un po' così. Poi c'è la parte della scuola che è bellissima da esplorare, ma il Miss Delight l'avrei fatta molto più divertente, non l'ho trovata molto legnosa, non mi ha divertito per niente. Poi però si è ripreso tutto perché c'è la parte degli Smiling Critters piccoli, quando quindi quelli che devi spaventare col Bengala, c'è la parte della grotta che mi è piaciuta molto, e poi c'è la parte di Dog Day che probabilmente è il picco del capitolo 3, a meno che il finale è una bomba. E adesso siamo arrivati nel municipio dove stiamo andando a quanto pare a affrontare Catnap, quindi chissà che succederà. Vorrei gustarmi Catnap, capito? Vorrei avere un po' di Catnap. Suona un po' male, però vabbè, ci siamo capiti. Se non sbaglio, ragazzi miei, eravamo arrivati in un punto terribile, perché se ricordo bene... ricordavo bene, eccoci qua. Allora, avevamo fatto questa parte incredibile. Oh, eravamo arrivati qui. Ai 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 ai. Eravamo arrivati qua, che io l'altra volta appena ho visto questo enigma, che ipotizzo sia gigantesco, ho detto, te prego, lo facciamo la prossima volta. Quindi adesso lo esploreremo, perché io non l'ho di fatto esplorato. Allora, parte da qui. Questa punta lì. Qui serve una batteria. Devo un attimo capire perché la vedo lunga. Allora, quindi devo attivare l'ascensore, ok. Ai 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 ai. Allora, questo... Ok, c'è questa roba qui. Ah, ok, diviso in parti. Quindi dobbiamo prima fare questo. Oh my god. E questo come... Ok, ce n'è uno lì. Quindi deve essere una roba del tipo... Uno. Questo forse lo dobbiamo spostare lì. Può sparare questa cosa? Ok, bene. Ok. Ah, forse... Oh, che è successo, ragazzi? Oggi è più sveglio del solito? Forse l'ho già risolto? In poco tempo? Incredibile, pazzesco, assurdo? Oh, magari ci ho fatto? Subito? Oh, ragazzi, che è successo? Miracolo! E che ho sbloccato così? Ragazzi, fortissimo oggi! Oh, non mi aspettavo! Ok. No, beh, che figata, aspetta, ho capito. No, non ho capito per niente. Allora. Wow, fighissimo, è stato fighissimo. Qui c'è una batteria? Scusa, questa come la rompo? Ok, abbiamo preso una batteria. E che io metterei qui allora, insomma. Qui c'è un'altra batteria. C'è qualcos'altro qui? No. Che noi ce ne servono due però. Ai 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 ai. Ah, questa. Dobbiamo rompere questa? In qualche modo. E come la rompo? Quella è fatta. Questa non è un problema. A parte il fatto che devo fare tipo... No, vabbè. Serio, devo fare... No, vabbè, che cioè, è fighissimo, però, mamma mia, aspetta. No, ai ai ai. No. Ah, ok, perfetto. Una qui. E ci serve l'altra. Non so come rompere questa batteria, la devo portare sopra in qualche modo. Però la posso girare tipo qua, pure. No. Facessi così, che succede? Non succede niente. No, non succede niente così. Forse devo buttarla di sotto? Devo rompere sta batteria. Aspetta un po'.
quanto sono capito. Questa la dobbiamo portare su, te lo dico io, guarda, così. Dai, ok. Forse riusciamo a fare questa follia? Dai! No, dai, veramente, non posso buttarla giù. Dai, 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 dai! Non si è rotta! Non si è rotta da lassù! Mi sta venendo un dubbio, scusa, ma... No, questa cosa non avrebbe molto... Ah! Mo si è rotta. Io stavo per dire, forse si rompe solo da questa parte. E invece l'ho rotta. Ok, vabbè, niente. GG? Finito? Mi ho vinto? Ah, ok, pensavo fosse finito. Ah, ok, manca quello. Ok, 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 è finito, mi sa. Aspetta, 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 è fatta, dai, dai, dai. Ok, pensavo di metterci molto di più, sinceramente. Ok, ora è fatto. Serve pure quello, no? Tutte e tre, giusto? Giusto? Cosa mi manca ancora da fare in questo luogo incredibile? Ah, forse ho capito. No, questa, vuoi vedere che è questa? Qui devo fare così, aspetta, eh. Questa si butta qua, questa, vedrai che... Aspetta, aspetta, buona, buona, dai. Dai che ciao, ciao. Vuoi vedere? Vabbè, ok, musichetta strana. Pensavo di metterci... Ma che è sta musica? L'abbiamo uscita da Bioshock. Dicevo, pensavo di metterci molto molto di più. Quindi GG, ho messo quanto? Un quarto d'ora? Pensavo peggio. Ok, andiamo. Meno male, salvataggio. Andiamo qua. Okay. Sta musica è strana, eh. No, la maschera! Oh! Ok, ok, ok. Buongiorno. Stiamo scendendo? Buongiorno? Dove siamo? Già non vedo niente, ho la luminosità al massimo. The prototype... Ok, il prototype ci ha salvato. Questa cosa lo sappiamo, che Catnap in qualche modo vede il prototype come un eroe. Run. No, no, in realtà volevo prendere la batteria, fratello, però fai niente. Ok. Posso? Aspettavo, mi è piaciuto tantissimo. Così dovevi fare, Catnap, non attaccarmi adesso. Ok, aspetta, aspetta. Questo è un logo da cui si fa ritorno. Aspetta un po'. Oh, aspetta, aspetta, Boni, Boni. Oh, oh no, che sono, stavo davanti alla fabbrica. E poi che è successo? Oh, che sono allucinazioni? Sì, penso siano allucinazioni. Ok, eravamo davanti alla fabbrica. Questi sono dei ricordi, mi sa. Aspetta, aspetta, eravamo davanti alla fabbrica. Poi fumo rosso. Questo è dentro Playcare. No, è dentro. Vabbè, avete capito la fabbrica. Questo è l'orfanotrofio. Io nei primi episodi dissi la battuta che forse noi eravamo Elliot Ludwig. Però non ho prove di questa cosa. Pensavo fossimo morti. Quello è Catnap, vero? Ok, mi sta intrigando tantissimo questa cosa. Mi è piaciuto tantissimo l'attacco di Catnap. Sai che eravamo un tempo. Quindi sono tutti ricordi. Però forse eravamo un dipendente, no? Questa è la scuola. Quella è Miss Delight. Bellissima questa scena, sta facendo un voto. Queste sono delle terribili allucinazioni. Però sono dei ricordi, secondo me. Ok, Poppy ci parla. Ok. Do you even know what's real? No, non lo so più ormai. Tutti i luoghi che abbiamo visitato durante questa run. Bello.
Akiwagi di nuovo un'altra volta lui? Te prego, no, eh? È un incubo quest'uomo. Quest'uomo, insomma. You don't. No, non ricordi. Bono? Oh. Guarda, tra l'altro era il primo capitolo. Urla incredibile. Oh, questo è quando è successo il casino, te lo dico io. Vuoi vedere che questo ultimo ricordo è il ricordo della famosa Hour of Joy, quando è successo il casotto? Vedrai? Vedrai che ci ho preso? Vedrai? Allora, stiamo molto calmi. Questo cinematic è tra le cose più belle di tutto il gioco, ok? Abbiamo visto dei ricordi. Questa me la prendo. Qui Catnap ci ha attaccato prima, no? Tra l'altro non mi aspettavo che fosse una voce così figa Catnap. E non mi aspettavo che parlasse, cavolo. Io pensavo che fosse solo versi da gatto cattivo. Ok, la voce è fichissima di Catnap. Però non è una voce da bambino. Mi aspettavo una voce da ragazzino, no? Mami Longlegs era un adulto e quindi aveva, penso, aveva senso, no? Però, ok, mi avete fatto aspettare il finale prima di vedere un po' di Catnap incredibile, però vabbè. A parte questo, quelli sono ricordi. Abbiamo rivisto tutti i luoghi e sono sicuro che l'ultima scena è la famosa scena della Hour of Joy, che tra l'altro noi non abbiamo trovato la famosa cassetta del trailer. Forse noi eravamo un dipendente o comincio a pensare che eravamo Elliot Ludwig, però non lo so, sus questa cosa. Non abbiamo più la maschera, che figata. Ok, bene bene, dobbiamo andare via oppure lui viene a prenderci. Quindi io me ne sarei già andato, però noi siamo coraggiosi. Poppy, che noi pensavamo anche alla voce di Poppy che ci diceva che la dovevamo trovare il fiore. Infatti eravamo rimasti qua, vedi? L'ultima scena, quando si vede il prototype, no? Che era il mastermind dell'Hour of Joy. Io me lo aspettavo più piccolo. Scusate, quando noi lo vediamo nel capitolo 2, quando si porta via un pezzo di mammy, Longlegs, era una grossa mano, ma non mi sembrava così grossa, cavolo. Era gigantesca. Era veramente gigantesca. Che fa, cresce? Ha mangiato? Ok. Dobbiamo andare via o lui ci viene a prendere? Ce l'ha detto, quindi... I tuoi trucchetti non ti proteggeranno, ok. Vabbè, io direi di andare tranquilli. Non so se ci riattaccherà di nuovo. Ah no, ok, siamo usciti. Ok. E quindi abbiamo... Ma abbiamo attivato quello che dovevamo attivare? O no? Oli, ma hai visto quello che è successo o no? O no? Eh beh, l'avevo capito. Non è che tutto quello che io ho detto all'inizio dell'episodio si sta per avverare adesso? Cioè che adesso noi per prendere questo cavo dobbiamo sopravvivere a un Catnap arrabbiato? No, ok, pensavo ci aggredisse in maniera violenta, invece no, ringraziamo il godo. Salvataggio. Secondo me me lo farà attaccare questo filo Catnap? Ehi, gattino? Bene? Ok. Possiamo fare questa cosa incredibile? Ok. Mo? Oh! Buono, con ste chiavi. Sky Dome Key. Chiave del cielo, tipo? 96. Non basta. E dov'è lo sky? Cioè il cielo, qualcosa in alto? Mi viene in mente solo dove siamo andati all'inizio, forse? Forse, se ricordo bene, ma no. Non abbiamo più la maschera. Forse è qui? No. Secondo me è dove era l'ascensore, ma non mi ricordo dove. Era qui solo l'orfanotrofio? Qui c'era l'ascensore, salvataggio? Questo? Forse? Ah, ok. Sempre qui? Ok, dobbiamo tornare quindi alla porta del gas. Scusami, come ha fatto a farci uscire questa batteria da qua sotto? Perdonami. Come è arrivata questa batteria? Vabbè, non facciamo domande, però... Non credo sia possibile una cosa del genere, però non fa niente, andiamo. Mi continua a essere sus il fatto della casetta per bambini. Fin dall'inizio della run era rossa, quindi non so, magari
c'ho qualche segreto incredibile. Allora, dobbiamo tornare adesso nella stanza, quella d'inizio gioco, praticamente, quella del gas, se non sbaglio, che era qui, no? Tipo per le scale, no? Questa era? Batteria? Però mi preoccupa il fatto che non abbiamo più la maschera, boh, non so. Qui sicuramente mi sa che dice, no? Allora, qui c'era tantissima roba che da mo' che non vengo più qua io. No? Eh sì, qua siamo scappati la prima volta. Ragazzi miei. Qui c'è un ascensore. Ah, ma c'era da inizio gioco quella roba lì. È vero, qui c'era l'enigma. Questo possiamo premerlo? Corrente elettrica offline. Ah, tutto si carica tramite sta batteria? Ah, pensa un po'. Ok. Oh! Oh, stellina mia! No, 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 no. Che schifo! Che schifo è diventato! Ma scusami! Ma che schifo è diventato! È un insetto! No, te prego, da qui? Oh my god, ogni volta devo rifare sta cosa? Oh mamma mia. Vabbè, lo rifaccio volentieri. Ma scusami, ma che schifo è diventato? Ma non era un gatto? Mammi era diventato con le pupille più grandi, a ghiwaghi coi denti. Era quasi più carino quando era un gatto affamato, non so come... ogni volta però devo ritornare qui. Beh, un po' potevate salvarmi qui, però vabbè, fai niente. Ma è diventato quello schifo orribile! Ma che schifo, siamo un millepiedi brutto! Inaspettatissimo questa cosa! Meno male non mi sono spoilerato, mi è rimasto malissimo se mi fossi spoilerato questa cosa. Ma poi con la bocca proprio disgustosa, ammazza, è fichissimo! È il design più orripilante di tutto proprio Playtime, cavolo! Huggy Wuggy è un tesoro in confronto. Però non ho capito, ho mancato io la batteria oppure lui che la butta per terra? Non ho capito perché mi sono distratto. Cioè la batteria la devo lanciare dentro? Devo riuscire a infilare la batteria? E lui esce da là, giusto? È lui che me la tira fuori? O forse devo essere più veloce? No, è lui. Ragazzi, abbiamo un grosso problema qui perché non... non è un po' una cosa... Come faccio io qua però, ragazzi miei? Come inganno questa creatura? Allora, è lenta, quindi forse devo fare così. No, non riesco. Oh, no. È figo tra l'altro che quando... Aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po', ho notato un dettaglio. Quando lui ci uccide, è in forma di gatto. Non è che è il fumo rosso che ce lo fa vedere in quel modo. Scusate, mo ci ho pensato. Perché lui ci ammazza in forma di gatto. Giusto? Non ci ammazza in forma di quella di mille piedi orribile. Quindi forse è il gas che ce lo fa vedere in versione... o ancora più brutta? Sarebbe fichissimo. Questo spiegherebbe anche la Ghiwaghi mostruoso. Perché infatti eravamo in un'allucinazione. Vedi, vedi, vedi? La mente godo, la godo mente. La godo mind. Però non ho capito se sbaglio qualche cosa. Penso ci morirò qualche volta qua. Secondo me è come ho fatto prima. No, è fatta apposta. Ah no, aspetta, come l'ho messa? Via 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 via! Via via via! No, chiudi, chiudi! Ma ho sbagliato io, ma ho vinto. Credo di aver fatto un errore io, che premevo l'ascensore in continuazione. Ah no, basta solo metterla di lato allora la batteria, ok. Credo. Non ho capito, sono confuso ragazzi, forse stare nel fumo rosso mi sto confondendo anch'io. Mi sa che bastava metterla e basta. Cioè la scena credo sia che tipo lui si spaventa quando vede Cat applicata la batteria e tu la devi rimettere, penso, una cosa del genere. Però si era illuminato il filo a sto giro. E però non ho capito... Cioè questo si era illuminato, quindi l'ascensore funziona. Questa è la batteria dell'ascensore. No. No, non capisco. Non l'ho messa di fatto, perché si illumina il filo però? Quest'altro era! Ciao Catnap, ciao beh! Wow, guardalo! Che figata! Guardalo! Non l'avevo visto sto pulsante, ecco perché ero morto prima con un fagiano. Visto come è tutto creepy, ma che figata!
Secondo me noi lo vediamo così per effetto del fumo, non è, lui è un gatto carino e coccoloso sicuramente. Buongiorno. Ok, guarda che figo l'effetto, siamo finiti in un posto veramente, veramente brutto. Mamma mia, ragazzi, che cavolo di posto è questo? E quante batterie devo mettere? Qui, forse? E mo? Sul lato destro e sinistro della stanza, sia davanti che in fondo, dovrebbero esserci delle nicchie con i terminali pronti per una carica. Verifica se è così. Devo metterli qua? No. Ci può attaccare? Dove stiamo andando, Gioia? Ma dobbiamo mettere le batterie da qualche parte? No. No, è una stanza chiusa perché noi siamo venuti da qua. Ah, ok, abbiamo trovato una casetta. Log 24459, ok. A mano, sempre prototype. Log code 2445. Ok. In relation, experiment 1006, il prototype. Il prototipo. Cacciuto com'è? È semplice. Che era un psicologo del prototype. C'è una sede, sta ancora sbagliando. Ok, è silenzioso. Vero, ma non c'ha manco la bocca, come fa a parlare? End of log. Ready to talk now, are you? I possess. Che. Cioè, gli ha fatto credere che ha smesso di registrare e lui si è messo a parlare. Procedi. Ma è una mano. This question referred to what exactly? Instigas. Beatus. No, ma aspetta, lui c'ha le voci di tutti. Che strana sta cosa, c'ha tante voci. Che figata. Beh, forse è robotica. Dentro di te c'è un segreto. Diciamo un po'. Ok. Combatti o regardless, I learn something new about you. It excites me. Thank you. You. Tu ringrazi. Wow. No! Bellissimo, bellissimo. Gli ha proprio fatto scaccomato. Lui pensa di apprendere la prova, ma quando è il prova che apprende lui. Infatti penso che forse ha iniziato a parlare perché ha sentito lui, perché copia le persone. Forse. Però il prototype lo vedo bello sveglio, se veramente vi ricordate quando nel capitolo 2 hanno detto che lui ha creato tipo un laser dal niente, quindi insomma. E questo che dobbiamo fare? Qui c'è. Ah, ok. Ma io c'ho un sacco di ste batterie, ma che ci devo fare? Vabbè, questa buttiamola qui. Laggiù? Devo fare così? E che ho risolto così? Ah, ragazzi, mi sa che ci sarò più del previsto qua. Ok. Io non ho capito assolutamente niente. Tempo rimanente 171 secondi. E io cosa dovrei fare per fare... Io l'ho visto però lui. Posso scappare? Sta arrivando? Non so cosa devo fare. Cioè non so cosa devo fare. Cioè devo mettere le batterie in quell'affare. Per quanto, perché, cosa devo. E che gli faccio a sto coso io qua? Ah, ma arriva lento? Aspetta un po', aspetta un po'. Devo mettere le batterie in quell'affare. Quell'affare ci mette 170 secondi. E io devo resistere a lui? No, se non lo capisco non lo posso fare, ragazzi, è inutile. Allora, sto coso non ho capito a che serve. Quindi le batterie... Cioè, lui arriva da quattro lati, quindi mi fai capire. 1, 2, 3, 4.
Catnap sta arrivando, preparati. Non ho capito. Questa stanza può proteggerti. Ah, questo non l'ho letto, era un bunker in passato e adesso potrebbe essere la tua salvezza, prendici confidenza. Ah, questo non l'avevo letto io prima, Fagiano. Nella stanza dovrebbe essere a quella delle batterie, usale per dare energia a qualsiasi cosa serve nella stanza. Ah, ma sì, certo, se non leggo, è certo che non l'avevo capito. I tuoi razzi... Vabbè, ma non avevo letto niente di tutto questo io prima. Dovrebbe essere di determinare elettrico, vedete, era per te, non puoi usare una batteria. Questo è Holly che ci sta a scrivere. Quindi il Bengala lo spaventa pure. Cioè, noi dobbiamo sopravvivere qui dentro? Cioè, quindi il fumo lo manda via? Tipo? Cioè, io non è che ho capito bene proprio, ragazzi, che devo fare. Cioè, io devo... devo sopravvivere a lui, ma non so come. È quello che non capisco. Mamma mia! Sono morto. Vabbè ragazzi, è mostruosamente difficile questa cosa. Cioè, io non riesco a capire se sono tutti copie o ce n'è uno vero. Ai ai ai, ai ai. Sto oltre un'ora di registrazione e qui mi sa che ci morirò una marea di volte. No, mi preoccupa... No, questo è inutile. Ma vedi, cioè, devo fare proprio una cosa pesante, ragazzi. Pesante veramente. Più che altro perché sono tantissimi, quindi io non so qual è quello vero. Quello è vero? Ah, quello è vero? Ok. Siamo morti? No, me l'ha preso. Che l'abbiamo spaventato? Quello è falso? Quello è vero? Ah, quello è vero, cavolo. Ok. Questo che è? Oh, questo che è? Via, via, via! Chiudi, chiudi, chiudi! E non si chiude, però! Questo che cavolo è che non si chiude, mo? Chiuditi, boh! Oh! È un delirio sta cosa, ragazzi, è un delirio veramente. Giù, 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 giù! A tempo, capito? Oh cavolo, quello è vero. E mo quello che gli faccio? Qui non c'ho rimedi. Non c'ho niente. È veramente difficile.
ragazzi, è stato difficilissimo, cavolo, madò. Non so quanto avrò tagliato mezz'ora almeno. Ok, l'abbiamo bruciato. Scusami. Perché l'ha ammazzato? Ragazzi, io sto tremando, ho l'adrenalina a palla, non so se mi vedete. Veramente, ci ho sprecato la vita qua dentro. Cioè, è tardissimo. Sto a 1 ora e 40 di registrazione minimo. Non so quanto vi avrò fatto vedere. Ragazzi, sto tremando. Oddio, aspetta, ragazzi, sto tremando. Sto tremando, un attimo. Ok, il motivo per il quale morivo qui è perché io facevo il salto lì, poi facevo qui e poi lo facevo due volte da qui, invece bastava prenderla da qui, quindi prendevo con questo qui, lo mettevo in una di quelle due e poi lo riprendevo da quelle e lo mettevo là e qui facevo il gas e lo mandavo via. Questi due non ci veniva quasi mai. Questa è una cavolata, l'ho scoperto, dovevo tirare questo e mettere questo lì. Però ci sono morto minimo 8 volte. Però, c'ho la rena a palla! E poi l'abbiamo folgorato praticamente, Catnap. E poi questa scena incredibile col prototype che è sceso da qui. Manco fosse Dio, è bellissima questa scena. Catnap lo vede proprio come un Dio e lui è sceso, la mano è scesa proprio come se fosse Dio, no? Quasi. E Catnap ha chiesto aiuto e lui l'ha ucciso. E se l'è portato via. Wow. Io non ho parole. È stato fichissimo, ok? È stato fichissimo. I brividi! Però i brividi per l'adrenalina, ero veramente preso benissimo. Ve l'ho fatto vedere l'ultimo try tutto preso. Wow! Non mi aspettavo che morisse Catnap così. Volevo un finale bello, ma non mi aspettavo un finale così emozionante. Ma che devo fare? Holly? Telefono a casa, Holly? Non ci chiami, Holly? Quindi Catnap ha ammazzato il prototype. Non abbiamo più la manina? Abbiamo... Ah no, abbiamo... Non abbiamo più la manina verde. Ok, abbiamo la manina blu e viola. Ok, usiamo il bengala, ma... Cioè, praticamente erano tutte illusioni e ce n'era uno solo vero di Catnap. Bellissimo. Forse la fight finale più bella, perché non è un inseguimento. Qui? Ok. Sono contento che la fight finale sia stata diversa da un inseguimento. Cioè, questa era... Veramente figa. Adrenalina a palla. Mamma mia, ragazzi, sono i brividi. Wow, beh, in realtà l'ha ammazzato lui, però non è che lo... Okay. Sì, ma Holly dov'è? Ho capito, ma dov'è Holly in tutto? Cioè, ok, io pensavo lo salvassimo, cioè non so che aspettarmi, sinceramente. Ah, quindi vedi, proprio la batteria dovevo mettere. E mo? Oh, buoni, eh? E mo? Ah no, stiamo riattivando tutto, ok. Vabbè, in realtà non è che l'abbiamo... Noi l'abbiamo quasi ammazzato. Però non mi sembrava morto per niente Catnap. Se non arrivava il prototype, secondo me non moriva Catnap con una botta elettrica. Ma hai visto come l'ha proprio infilzato e se l'è portato via? Assurdo, veramente. Ok, luce fu. Vabbè, abbiamo vinto? Cioè, abbiamo buttato via il gas? Cioè, questo... E questo... Good, you're here. Dov'è? Oh, ho fatto via il colpo! The impossible. Just like I knew you would. Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place, thanks to you. I swear to keep going, and you deserve to have the truth. Ma tu sta, Poppy, non la vedo! You came back because of your co-workers. I want to know what happened. And why. Ok. This is your answer. Ok, questa è la frase del terreno. We called it the hour of joy. Quindi il nostro premio è sapere la verità? Poppy, possiamo vedere? Quindi pensa, questo è il televisore d'inizio gioco. Io pensavo chissà che cosa. E invece c'è proprio il finale, fichissima questa scena. Ok, questo è Huggy Wuggy che comincia a mangiare gente. Ma ragazzi, mi tremo le mani, ho i brividi. Ok, Huggy Wuggy. Questo è Play Game Station, questo è Mabilon Glex. Ma che figo, io sono quelli appresi. Oh, buoni, eh.
Ok, se ne è ciulati 3-4 e se li hai mangiati. Qui. Questi sono i, i, credo, smiling critters, quelli piccolini. Questi? Ah, ma ce n'erano tante di Miss Daylight. Ah, quindi lei era l'ultima. Ok, questa chi è? Missy Missy. Ma chi si Missy? Vedo che va forte pure lei, eh. Questa è questa scatola che io non ho idea di cosa sia, quella scatola orribile, che meno male che non l'abbiamo incontrata. E questa è catnap, che mangia gente, ok, tutti che mangiano gente, ok. Tutti morti, mazza, una strage veramente. Mi chiedo come abbiamo fatto a salvarci, non eravamo in vacanza? Poi a magna. Disastro, quindi... Went on so long, so agonizingly long. Okay. I tried to hide, to run, anything to stay alive. E beh, morti tutti i dipendenti, perché noi come facciamo a essere loro rovina? What's going on? Che sta succedendo? Why is this happening? The guilty, the innocent, the matter. All of that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. Ah. And they ate the bodies to stay alive. Okay. Ciao, Kissy. The prototype has to die for this, for everything. Okay. E quindi la mia avventura come prosegue in questo posto orribile? Poppy? Ah, dobbiamo scendere con lei? Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. Ah, noi dobbiamo scendere, lei ci... Tesoro, io vado, eh. Kissy, ciao. Posso entrare? Buongiorno, Poppy, buongiorno. All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... Che è successo? Cioè, si è indemoniata pure lei? E vabbè, ma mi lasci così? No, dai! Dai, mi avete proprio tagliato, no, dai, cavolo. E vabbè, ma quindi, cioè, Kissimissi è diventata in rage come Akiwaki. Beh, questo l'avevo predetto dal primo capitolo, che in realtà pure lei era uguale a Akiwaki a Maritino. Però mi aspettavo, ma dai, mi avete fatto gustare fino a... Mi aspettavo, che ne so, una scena, capito, no? Così è troppo aperta, non è come il treno che deraglia. Oppure Poppy che si sveglia. Questa mi lascia ancora più in hype, cavolo. Mannaggia. Allora, sono contento. Io sto registrando da penso 2 ore ormai. Verrà un episodio finale proprio altro che quello di Bambi Long Legs. Io all'inizio dell'episodio vi dissi che volevo un finale figo e ho avuto un finale figo. Fu anche sopra le mie aspettative. Boss fight finale divertente, originale, non era il solito inseguimento. Il design di Catnap versione fumo è Nightmare, non so, Incubo è fighissima. La mia esperienza col capitolo 3 è picco, poi un po' di calo e poi un picco ancora più in alto del primo, partendo da Dog Day fino al finale. La parte forza che è un pochino più lenta, secondo me, la parte dell'orfanotrofio mista alla scuola, perché c'è Miss Daylight che non mi ha divertito, non ci sono riuscito a divertirmi con lei, perché è troppo legnoso. Io l'avrei fatta divertente come Catnap, cioè qui era divertente la fight perché dovevi resistere in questa stanza, però avevi quella che scendeva e la dovevi tirare su, è lì che dovevi tirare quella e mettere l'energia lì, e lì è il fumo, e lì è il fumo, e dai, qui. Cioè, se avessero reso Miss Daylight più divertente, sarebbe stato un picco per sempre, proprio, capito, no? Magari rigiocando la cambio idea. Cioè, ad esempio, quando nell'episodio 5, quando l'abbiamo sconfitta, ho scoperto che se ti porti appresso la batteria da inizio, da quando lei ti insegue fino alla fine, ti fa uno sconto sulle porte da aprire per avere l'ultima batteria per scappare. Quella è una cosa divertente, è carina, perché ti devi ricordare di portarti quella appresso, hai una mano sola invece che due. Perfetto, quello l'ho scoperto tra l'altro perché ci ho dormito sopra e ho detto: ma scusa, se mi porto la batteria che succede? E ho scoperto quella roba lì. Quello è divertente, però l'avrei resa, capito, no? Che gli chiudi le porte, lei magari ci perde tempo a romperle, capito, no?
Per il resto, a parte quel pezzetto centrale lì, è assolutamente il miglior capitolo fino a mo', cioè c'è partita, rispetto anche al 2, rispetto al primo. Il finale, come boss fight finale, è il migliore di tutte e tre pure. Come storia è il migliore di tutte e tre, come adrenalina è il migliore di tutte e tre, come mood, il mood è incredibile, nonostante la parte centrale, ripeto, cioè bastava mettere Catnap che durante l'orfanotrofio, che tu devi cercare di aprire le porte del sole a destra e del sole a sinistra, ti inseguiva qualche volta. Ma pure per due volte, tre volte, tipo Mami Long Legs alla fine, pure roba di 4-5 secondi, no? Tanto per metterti un po' di strizza, no? E sarebbe stato perfetto. Però il finale, finale, forse questo è il... non so se è il migliore. Perché il treno che deraglia è iconico, no? Il primo che svegli Poppy, pure. Questo è il peggio, nel senso che ti lascia proprio con l'adrenalina qua. Cioè, che è successo? Prototype ha aggredito Kissimiss è diventata cattiva? E poi Holly in tutto questo, scusate, io mi aspettavo, sai, il mio finale, ecco, vi racconto il mio finale, immaginiamo una scena con Poppy, con Kissimiss, però che magari, se no, il finale era che noi aprivamo una porta e si sentivano delle voci dei sopravvissuti, o si vedeva un bambino, o si vedeva un sopravvissuto. Però giustamente voi mi direte, quello però è un finale troppo completo, no? Avete ragione anche voi. Però, sai, no, che ne so, una scena col prototype, che ne so, il prototype che ci spinge da qualche parte, se no... qualcosa del genere, invece così è ancora più misteriosa come cosa. Cioè, Prototype ha aggredito Kissimissi? Kissimissi è diventata cattiva? Ha aggredito Holly? Poi, no, vabbè, sarebbe assurdo se Holly, tipo, è arrivato Holly e lei ha aggredito perché ha visto un bambino, però non lo so, non lo so. Di fatto lei è impazzita. Quindi Kissimissi è il nemico del capitolo 4? Beh, speriamo ci sia qualcos'altro però oltre a Kissimissi. Non lo so, sarebbe carino se il capitolo 4... non lo so. L'unico che non ho visto indizi sul capitolo 4, io non so niente perché io sono stato chiuso in una specie di bolla, quindi non so assolutamente niente. Tutti, se ci sono già stati leak per quanto riguarda il capitolo 4, ne parleremo nel capitolo extra, che probabilmente voi vedrete. Io sto calcolando e registrando questo video prima di San Valentino, e voi state ancora all'episodio 3, quindi come minimo voi vedrete questo video, a voi, lo vedrete probabilmente la settimana finale di febbraio, se non quella prima. E io spero di far uscire lo special parte 2 per quello, così finirà il nostro arco narrativo e inizierà l'arco narrativo nuovo con l'episodio extra e continuerà Palworld, che tra l'altro ho scoperto oggi una notizia triste su Palworld, che comunque lo voglio portare io. è calato di 2 milioni di giocatori, vabbè, era ovvio come cosa. E Elden Ring pure. Ah, tra l'altro Elden Ring non è uscito neanche il trailer, quindi probabilmente ci farò una bella reaction quando uscirà il trailer, 25 e 26, non so quando uscirà. E dato che è l'anniversario di Elden Ring, altro che esce il DLC, faranno vedere il trailer del DLC che uscirà magari aprile, chi lo sa. Forse giugno, chi lo sa, settembre, forse, non so, ottobre, non so. Basta che non esce con Black Myth Wukong, che lo volevo portare. Esce pure Dragon's Dogma a marzo, però non lo posso, non lo posso permettere. Però faremo Lies of P sicuramente aprile, eh. Aprile, forse dopo Romix, non lo so. Per concludere, io non so che dire, vi ho raccontato tutto, vi ho detto i miei pensieri sul capitolo 4. Non lo so, non so dove sarà ambientato, se è sempre qui, se Kissimissi si allea col Prototype. Però certo, Kissimissi ti dà l'idea di Agiwagi, quindi io spero si inventino qualche cosa assurda con Kissimissi. Che magari è un Agiwagi più intelligente, non lo so, cose strane. Per il resto, wow, un'esperienza incredibile, io sono sicuro, me lo sento nelle vene godose, che ho perso una marea di segreti, più di tutti gli altri capitoli, sicuramente. Ho perso due se non tre VHS, minimo. Ho perso dei fogli della scuola, e sicuramente ho perso, secondo me, dei segreti sus. Tipo quello di Kissimissi che si nasconde. Tutti i link in descrizione, se mi sono perso cose, scrivetemi che li recupereremo tutti in un episodio extra che sarà biblico. Un episodio probabilmente più di un'ora, pure quello, che mi rigiocherò tutto il capitolo 3 in una mattinata. E vi ci metto tutte le parti più incredibili. E niente ragazzi, io ero di pranzo, io sono felice. Sono felice, sono contento che sia finito così in maniera gloriosa. Quindi tanta roba, veramente tanta roba. Ragazzi, che cosa siamo voi? Ci vediamo probabilmente nell'episodio extra e con l'arco nuovo narrativo incredibile, se riesco a registrarlo, che oggi è pure tardi. Ci vediamo nel capitolo extra, mi mancherà Catra un po'. Vi ringrazio, che cosa siamo voi e ci vediamo presto.